L'acqua bene vitale da conoscere e tutelare. Questo è il tema della tavola rotonda che si è svolta a Lanciano, promossa dai club service di Lanciano Lions e Panatron e dalla Camera Penale, come ricorda la presidente del Lions di Lanciano, Maria Rita Di Fabrizio. L'evento è promosso dai Lions, dal Panatron e dalla Camera Penale di Lanciano, il cui neoeletto presidente è l'avvocato Luca Scaricaciottoli. L'oggetto del contendere, quindi il tema di questo incontro, di questo evento, è l'acqua, bene tanto prezioso quanto raro, un argomento di grande attualità, di grande interesse, di grande utilità. Parleremo di inquinamento a 360 gradi, di microplastiche, del riconoscimento della bandiera blu del comune di Fossa Cesia come promozione per lo sviluppo turistico di tutta l'area frentana, dalla costa all'entroterra. E il messaggio che praticamente noi vogliamo trasmettere a tutti, in particolar modo ai ragazzi, è chiaro, o perlomeno speriamo che lo sia, cioè quello di l'acqua è vita, impariamo a conoscerla, a tutelarla, impariamo a difenderla, perché in questo modo tuteliamo, difendiamo e rispettiamo noi stessi, impariamo a farne un uso consapevole, corretto, impariamo a risparmiare l'acqua. Una mattinata intensa con la presenza di tantissimi studenti che hanno preso appunti e fatto domande interessanti e pertinenti. Una sinergia tra i due club per un argomento di grande rilevanza. Sentiamo il presidente Panatron di Lanciano, Filippo Marciani. Noi abbiamo voluto organizzare insieme ai Lions questo convegno sull'acqua in quanto come club che si interessa di sport, siamo pienamente coinvolti nella difesa dell'acqua. Questo perché? Perché l'organismo umano è costituito per il 70% di acqua, quindi l'acqua rappresenta il vero nutriente fondamentale nell'attività sportiva. Se un uomo può vivere 2-3 giorni senza acqua, uno sportivo dopo 3-4 ore senza bere crollerà al suolo. Inoltre l'acqua è il teatro privilegiato dove si svolgono tante attività sportive, pensiamo all'acqua delle nostre piscine, alla neve che acqua è delle nostre montagne dove si svolgono tutti gli sport invernali, all'acqua che è sede del mare, degli sport nautici, e inoltre l'acqua è quell'elemento che nutre e rende rigogliosa la natura nella quale si svolgono tanti sport in plein air, per così dire. Quindi concludendo, noi panatleti partecipiamo alla difesa dell'acqua non solo in quanto cittadini, ma anche seguendo quello che è lo spirito del nostro club e la mission del nostro club. Mario Pupillo, sindaco di Lanciano, anche presidente della provincia di Chieti, ha portato il suo saluto a questa bellissima platea fatta di giovani chiamati a riflettere su un tema importante. Sì, ringrazio il Panatron e il Lions Club di Lanciano che hanno voluto organizzare una mattinata molto bella sotto l'aspetto didattico. I ragazzi, soprattutto i ragazzi delle scuole medie, devono affrontare questi problemi che sono quelli dell'ambiente, dell'inquinamento, del rispetto della natura e quindi dell'acqua che è un bene inalienabile. Molta partecipazione e un grazie che do ai due Lions e al Panatron per questo incontro che sicuramente va a armonizzare l'indirizzo dell'amministrazione che è stata giustamente definita qualche tempo fa la capitale dell'ambiente con tutte le manifestazioni, quindi dobbiamo essere sempre presenti sul territorio. Adesso c'è il problema del gasdotto sul lago di Bomba, anche lì dobbiamo essere capaci di intervenire e di bloccare queste iniziative che inquinano la nostra bellissima regione e il nostro territorio. Un'iniziativa insomma che sposa anche la politica del Comune di Lanciano, nel senso la mission dell'amministrazione è quella di mantenere l'ambiente pulito, assessore all'ambiente e dunque l'acqua, assessore all'ambiente Davide Caporale che ha parlato poco fa. Sì, grazie, perché è un tema sempre importante, è un tema che oggi ne discutiamo con i ragazzi delle scuole per far capire che quello che viene chiamato oro nero, il petrolio, che quindi era una risorsa per tutto il mondo, in questo periodo, nei prossimi anni invece la vera risorsa sarà l'acqua.
quel qualcosa che oggi veramente noi abbiamo a disposizione, ma un domani comunque potrebbe mancare o quantomeno esserne di meno. Ma soprattutto la puridicità dell'acqua, cioè quando è vero oggi si spiega e oggi vogliono alcune persone esperte far capire ai ragazzi avere la cura del territorio, del suolo e quindi far sì che tutto ciò che di rifiuti viene abbandonato sui territori, sui nostri paesi, possa inquinare le falde acquifere. Quindi quella risorsa che la natura ci dà dell'acqua deve essere comunque tutelata. Sappiamo benissimo che viene usata a 360 gradi, che comunque comincia a scarseggiare. Dobbiamo essere bravi noi a tutelarla soprattutto e a farne buon uso. Franco Sami, presidente di Acqua per la Vita, i Lions, l'acqua è importante dentro di noi e fuori di noi. L'acqua è l'elemento vitale per il globo, per il nostro pianeta ed è una risorsa da conservare, da tutelare, da conoscere profondamente, perché è una risorsa finita, non è una risorsa infinita. E soprattutto in questi ultimi anni si sta notando che il fenomeno della siccità, della carenza idrica è un fenomeno ormai non soltanto limitato ai paesi africani o medio orientali, ma anche ormai diffuso in Europa e nei paesi occidentali. Là dove c'è l'acqua c'è la vita, perché poi dall'acqua scaturisce le coltivazioni e quindi si combatte la fame e quant'altro. Lei tenga conto che abbiamo dei dati in Africa terribili. L'80% delle malattie sono derivanti dall'inquinamento idrico. Abbiamo ogni giorno 6.000 bambini che muoiono per la carenza idrica o per malattie legate al fenomeno idrico. Ecco, quindi l'importanza di questo convegno per sensibilizzare tutti, ma soprattutto le giovani generazioni su questo grande argomento è fondamentale. Noi Lions abbiamo istituito questa associazione Acqua per la Vita, che è un'associazione nazionale che ha avuto il riconoscimento da parte del nostro organismo mondiale e operiamo costruendo pozzi e impianti idrici in tutta l'Africa. Abbiamo realizzato dal 2004 a oggi oltre 150 pozzi, quindi abbiamo dato acqua a oltre 500.000 persone che erano in grave carenza. Quindi la sensibilizzazione di questo tema anche nei nostri territori per evitare gli sprechi, per cercare di utilizzarla al meglio, questa che è la risorsa davvero l'oro blu del secolo che viviamo. Giornalista Stefano Ardito, siamo nella regione dei parchi e quindi nella regione anche di un bellissimo mare. Lei si occupa particolarmente anche della difesa del territorio, cosa dirà in questo convegno? Ma visto che questo convegno è acqua, cerco di ragionare, di spiegare, di farsi sottolineare come la montagna e l'acqua abbiano un rapporto importantissimo. Certo, ci sono dei dati semplici, banali, l'acqua viene dalle montagne e questo lo sappiamo tutti. Racconterò un po' di storie che ho incontrato nel mio lavoro, di problemi legati all'acqua in Tibet, in Pakistan, sulle montagne più alte del mondo, perché l'acqua comincia a scarseggiare anche lì dove una volta era tantissima. Naturalmente parlerò dell'acqua che è rara tra le nostre montagne calcaree, dell'Abruzzo e dell'Appennino, e vorrei invitare, visto che qui ci sono molti ragazzi, a scoprire la bellezza. L'acqua è magia, le cascate, le sorgenti, i torrenti sono bellezza pura e probabilmente i ragazzi di oggi, se capiscono la bellezza di queste cose, poi possono affrontare con più attenzione anche i problemi dell'acqua che sono sempre più seri. L'Abruzzo è una regione meravigliosa, è una regione dove sono spessissimo, di cui scrivo e alla quale dedico documentari da tanti anni. L'Abruzzo è una regione meravigliosa, l'Abruzzo è una regione che sull'acqua ha dei problemi molto seri, pensiamo a Bussi, ma pensiamo anche alle ricorrenti polemiche sulle acque del traforo del Gran Sasso, sulle quali ci sono poi accuse non provate. Ci sarebbe bisogno probabilmente di più informazione. So che oggi a questo convegno ci sono degli interventi che in particolare su Bussi dovrebbero dire delle cose importanti. Ma l'acqua in Abruzzo poi e nelle montagne d'Abruzzo ha sempre avuto un ruolo importante, un ruolo sacro. Quanti santuari pagani e poi cristiani ci sono accanto alle sorgenti? E c'è un esempio che ricorderò che è importante. Il Parco della Maiella. Sulla Maiella 30 anni fa c'erano progetti di costruire impianti di risalita fino in cima al Monte Focalone, fino alle quote più alte della montagna.
il comune di Fara San Martino, il comune della pasta, e la pasta a Fara San Martino viene buona anche perché c'è un'acqua meravigliosa, ha detto di no perché avevano paura che si inquinassero le falde. Quindi la tradizione, la produzione, l'economia che hanno detto no a una speculazione e hanno detto sì alla tutela della natura. Luca Scaricacciottoli, presidente della Camera Penale del Tribunale di Lanciano, anche voi avete dato un supporto, insomma avete sposato questa causa dei Lions e del Panathlon per parlare di questo grande bene comune che è l'acqua. Sì, buongiorno, sì, prima il moderatore ha parlato di una joint venture tra Lions e Panathlon, la stessa joint venture altrettanto importante da anni l'abbiamo creata insieme ai Lions di Lanciano e abbiamo organizzato una serie di incontri incentrati sui temi della legalità e dell'educazione civica in generale. E all'interno ovviamente di questo progetto si inseriranno una serie di incontri e partiranno dal prossimo mese di novembre presso le scuole medie e superiori di Lanciano sul tema dell'educazione ambientale in genere. E ovviamente noi come avvocati della Camera Penale tratteremo una parte di questa educazione, che è quella strettamente giuridica, cercando di spiegare nella maniera più semplice possibile ai ragazzi quali sono le conseguenze, le sanzioni sostanzialmente previste dalla normativa italiana per la tutela delle acque, della tutela del paesaggio, la gestione dei rifiuti in generale. E quindi chiaramente siamo consapevoli che trattare questo argomento solo dal punto di vista giuridico è inutile se a monte non c'è una educazione ambientale in termini più ampi, però chiaramente noi, ripeto, appunto ci inseriremo, faremo la nostra parte cercando chiaramente di spiegare che la sanzione, la risposta sanzionatoria dello Stato è sostanzialmente inutile appunto senza una educare appunto i ragazzi al rispetto dell'ambiente. Oreste Campopiano, presidente della sesta circoscrizione del distretto Lions. Questo convegno ci sono state anche bellissime domande fatte dai giovani, si è parlato di acqua, insomma le nuove generazioni fanno ben sperare. Assolutamente sì, e questo forse è stato l'elemento più bello del convegno di oggi, che è stato un appuntamento di riflessione su un tema planetario che non è un tema che riguarda soltanto il club di Lanciano o piccole realtà territoriali. Noi come Lions ci stiamo impegnando in tutto il mondo, in modo particolare in Africa, laddove l'assenza e la carenza idrica anche per necessità proprio di sopravvivenza è più avvertita, ma il problema non può essere dimenticato o comunque messo da parte anche nelle zone più opulente del mondo, laddove la tutela, la valorizzazione e soprattutto il rispetto della risorsa idrica sono delle cose che assolutamente nessuno deve dimenticare, cominciando dai governi. Rocco Franco Tondini, governatore Panathlon International Area Settima, qui a Lanciano in questo importante convegno che nasce proprio da una sinergia fra due club, Panathlon e Lions. E il tema importantissimo e diciamolo a tutti, i ragazzi sono stati grandi protagonisti. Vero, verissimo, la ringrazio di quello che dice e sono contento perché si è fatto con questa sinergia di interclub tra Lions di Lanciano, l'avvocato Maria Rita Di Fabrizio, e il nostro Panathlon Club di Lanciano, il dottor Marciani. E quindi è stata veramente una cosa interessante perché, come dicevo anche nel mio intervento, l'acqua è veramente il bene primario. Noi possiamo fare a meno di tutto, ma non certamente dell'acqua. L'acqua rappresenta una componente fondamentale nel nostro organismo. Quando ci si nasce, il 70% del nostro corpo è acqua, tant'è che i bambini hanno quella pelle meravigliosa che si nota, no? Un po' gonfietta, un po' liscia, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al 65-50% dell'acqua nell'età adulta. Noi abbiamo nel nostro corpo una quantità di acqua eccezionale e per giunta dobbiamo sapere pure che beviamo circa nell'arco della nostra vita 25.000 litri di acqua.
Purtroppo in epoca passata si è data grande attenzione all'acqua, oggi questa attenzione si è persa un pochettino con il tempo e abbiamo delle particolarità che veramente dispiacciono. Una particolarità è quella che le nostre tubazioni che portano l'acqua purtroppo non sono state aggiornate e quindi c'è una perdita notevole di acqua nel corso proprio del tragitto dell'acqua dalla sorgente fino ad arrivare al consumatore. La seconda è che non si dà il giusto risalto alle generazioni attuali, come facevo prima una battuta ai ragazzi che sono stati protagonisti, mi piace riprendere questa cosa e dico e faccio i complimenti a loro, ai professori, ai docenti e anche ai direttori didattici, a quant'altro, sono stati protagonisti, però facevo prima la domanda a loro, ma voi quando vi fate la doccia ci pensate a chiudere l'acqua quando vi insaponate? Un interrogativo. Ritorno al discorso principale che era quello proprio delle condutture d'acqua. E dico che è un aspetto rilevante. L'altro aspetto è che noi in questa Italia meravigliosa non riusciamo a fare un minimo di programmazione per creare dei bacini d'acqua. Questi bacini d'acqua, a cui io tengo molto e che ho trovato anche nelle nazioni che ho visitato, sono dei bacini che d'inverno vengono riempiti con le piogge, le acque che si sciolgono dagli acciai, dalla neve e quant'altro. E d'estate vengono utilizzate proprio per irrigazione, eccetera, eccetera. Quindi io mi auguro che si presti attenzione a questo problema eccezionale, sapendo anche che ci sono nazioni nel terzo mondo, chiamiamole così, che purtroppo molte persone, lo diceva qualche relatore prima di me, molte persone muoiono proprio per mancanza di acqua.